Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul canale. Se siete dei nuovi iscritti, benvenuti in questo nuovo video. Video dei prodotti finiti di gennaio. Sono stata brava. Vi ho fatto subito un video dei prodotti finiti, anche perché ho questa busta di prodotti che così vi faccio vedere ed evito di andare a accumulare tantissime cose. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanella, così da non perdere, sta cadendo la busta, nessuno dei miei video. E rimanere sempre aggiornati e seguirmi anche sui miei social, Instagram e TikTok. Trovate in sovraimpressione il mio nome, ma come sempre tutto giù nell'info box, primo commento in evidenza. Iniziamo subito, così non faccio diventare questo video lungo tantissimo. Allora, ho preso questo detersivo per la lavatrice di Dexal con agenti smaccanti. Con agenti smacchianti, ok? 2 litri, il costo non lo ricordo, comunque mi sembra sui 2-3 euro poco. Sì, non è male, potere smacchiante abbastanza, cioè nulla di così da dire, oh mio Dio, che bello il prodotto dell'anno. Sarà che ormai ho solo un detersivo nel cuore che purtroppo ho finito, quindi non ho, perciò tutti gli altri mi sembrano un po'. Così. Ovviamente sto parlando del mio amato Deox, quindi non batte, questo non batte Deox, però tutto sommato non mi sono trovata così male, quindi dai, lo promuoviamo. Però non lo ricompro, a meno che, come mi è successo nel caso in cui l'ho acquistato, non mi trovi in emergenze. Allora in quel caso sì, però io voglio il Deox, ormai è questa la mia missione nella vita. Stessa cosa anche per il Dash. Questo qui, Dash Power, azione extra igienizzante, 22 lavaggi, infatti ci sono 1,1 litro di prodotto, non è male, va bene, pulisce, lava bene. Se è un extra igienizzante non lo so perché non posso vedere quanti batteri effettivamente ha tolto, però tutto sommato, insomma, va bene, niente di che. Come per il Dexal non mi batte il Deox e quindi anche lui è stato acquistato perché li ho finiti i detersivi, quindi in qualche modo dovevo fare. C'era un'offerta e quindi abbiamo deciso di prendere queste con mio marito su Amazon. Attendo veramente con impazienza l'offerta del Deox, diciamo che anche lui promosso e come per l'altro in emergenza lo ricomprerò, ma dedicherò il mio cuore a un altro detersivo per lavatrice. Sempre per quanto riguarda la lavatrice, abbiamo ben 3 prodotti, di cui 2 ammorbidenti, Coccolino e uno Lenore. Questo è sempre Lenore Enjoy Fragrance Therapy. No, c'è qualcosa che è stato cambiato in questa formula qui, non è più il Lenore che piace a me, che piaceva a me, quindi no, non lo comprerò più. Non credo di aver proprio finito tutte le scorte sotto. Ci sarà di nuovo Lenore perché mio marito me li ha comprati e ha sbagliato fragranza, o forse era il Coccolino, ma non me lo ricordo più. Comunque, mio marito mi ha comprato un ammorbidente, non mi ricordo quale marca, se Lenore o Coccolino, che però non mi piace. Questo no, per me è comunque bocciato, è cambiato qualche cosa, ora i fiori di vaniglia non ha più la stessa profumazione. Questo per quanto riguarda Enjoy, perciò non so l'altra versione, trovate nel video che vi metto su nelle schede dei prodotti finiti del 2023. L'altra versione che è quella di cui mi sono innamorata in passato, ecco, quella lì la promuove, questa la boccio, quindi goodbye Lenore. Mentre invece vince la sfida tra morbidenti Coccolino Intensive Care, frutti rossi e fiori di Tiare. Questa profumazione è fantastica, fenomenale. Ho trovato la ricarica, non mi ricordo in quale supermercato, e anche questo qui l'ho trovato forse in un big store di brand cinese. Però il flacone più grande che trovo, che è quello che mi trovo anche meglio perché il formato XXL, è da DM. Sempre questa versione, frutti rossi e fiori di Tiare. C'è qualche altra profumazione, ora però non me la ricordo più. Comunque, io la adoro. E quindi lui vince Coccolino, sta diventando il mio preferito, anzi è lui il mio preferito del 2024, chissà cosa succederà il prossimo anno.
o se in quest'anno riuscirò a trovare qualche concorrente, però se mantiene questa profumazione, non fa come Lenore, è lui lo amo, lo compro, lo ricompro, lo stracompro, quindi ma che ve lo dica fa. Iniziamo a parlare di skincare, abbandoniamo un attimo i detersivi e ho finito di nuovo il The Calm Balm di Yepoda e anche il The Bubble Double di Yepoda. Ormai questi sono diventati i miei struccanti preferiti, i miei must have non resto mai senza. Mi piace sia come si strucca il viso con questo e poi come va anche a detergere questo detergente qui, scusate il gioco di parole, il The Bubble Double crea questa schiuma veramente fantastica, pulisce delicatamente la pelle, resta il mio preferito. Ho un codice sconto per voi per Yepoda, ve lo lascio in sovrimpressione, ovviamente link giù in info box come sempre. Promossissimi, poi sono di vetro, quindi si ricicla, si toglie il tappo di plastica ed è tutto vetro riciclabile, quindi promosso doppiamente questo qui di Yepoda. Non ho finito solo Yepoda perché c'è stato un momento in cui sono rimasta senza mentre attendevo che mi arrivasse e quindi ho finito, non so se ve lo ricordate, questo qui ho fatto dei contenuti, ve li lascio su, l'acqua micellare gel purificante con carbone tutto in uno, deterge, strucca e riduce i punti neri di Garnier. Ecco qua, non so se si riesce a vedere. Allora, questa micellare qui è un po' strana, nel senso che è un po' viscida, un po' gelosa, fatemi passare questo termine anche se non esiste, ricorda un pochino un fluido, un gel, quindi può piacere come no, perché scivola abbastanza sulla pelle, forse un po' fastidioso però per gli occhi, secondo me, anche se qui come indicazione da viso, occhi e labbra, quindi è indicato per gli occhi, non mi fa però impazzire sinceramente. Dice anche qui che è senza risciacquo, ma io vi consiglio di andare sempre a risciacquare il vostro struccante, che sia un burro come quello di Yepoda o che sia un'acqua micellare, andate a detergere sempre il vostro viso perché va a fare una pulizia del residuo che c'è, quindi mi raccomando detergete il viso. E a tal proposito ho finito questo qui, il Chica Green Cleanser di XY COS, scusate ma non so come si legge, il brand è proprio questo, XY COS, con centella asiatica, spirulina e avocado, acquistato su Yes Style, anche di Yes Style con codice sconto, il mondo di Eve, lascio in sovraimpressione, giù in info box, primo commento in evidenza, anche il link per diventare Yes Style influencer se foste interessate. Mi è piaciuto tanto, sia come lasciava il viso, come lo andava a detergere, l'ho utilizzato insieme a questo che sono andata a finirlo, quindi mi struccavo e poi pulivo il viso. Combo perfetta, mi è piaciuto veramente tanto, l'ho trovato un ottimo cleanser questo qui, ovviamente fatto in gel e non è fatto in spuma come quello di Yepoda, quindi sono leggermente diversi, ma io mi ci sono trovata bene, quindi per me questo è promosso. Anche questa è promossa, però è strana, non lo so, se voi l'avete provata fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate voi di questa strana consistenza che ha. Vi siete trovate bene? Vi è piaciuto? Non vi è piaciuto? Ditemelo nei commenti. Poi voglio parlarvi di UB. Vedete che ho terminato il siero. Questo non si vede tanto, si vede meglio nella confezione. Ecco perché ho tenuto la confezione. Questo siero si chiama Mia Nova. Eccolo qua, Mia Nova. Ed è un siero anti imperfezioni con acido caprilico, xilitolo e eritrolo. È un sebo regolatore e va a, insomma, è perfezionatore, quindi per la pelle un po' impura. Vi avevo fatto dei contenuti, mi sembra anche su YouTube, ma nel caso sono su Instagram, quindi mi raccomando seguitemi anche lì. Questo siero l'ho veramente finito con tristezza, perché è un ottimo siero, anti imperfezioni sì, aiuta la seborregolarizzazione della pelle, quindi se avete una pelle tendente all'essere impura, quindi acneica, potrebbe andare bene, ma ovviamente se avete un problema molto grosso fidatevi sempre a dei centri specializzati, in modo tale che possiate andare a spendere i vostri soldi in modo mirato, ma se avete una pelle tendente al grasso che produce delle impurità e quindi dei brufoli,
questo secondo me è ottimo, a me è piaciuto, si stende bene, non lascia per niente il viso unto, importante per chi ha la pelle grassa, perché se la pelle grassa metti qualcosa che lo va a ungere fai solo che peggiorare, invece questo no, quindi ottimo e mi è piaciuto tanto. Avevo uno sconto iniziale, non so se è ancora valido, ma non penso proprio, perché era solo per un periodo iniziale. Mi spiace, io non ho, in quel momento ve l'ho sicuramente detto, perché ogni volta che ho un codice sconto ve lo dico, perché magari qualcuno conosce il brand e può approfittarne, però in questo momento non è più valido. Ma un ottimo siero, l'ho finito, non l'ho ricomprato perché sto utilizzando un altro siero sempre di Yepoda che concorrono insieme. Ma comunque UB è un ottimo brand, io non lo conoscevo prima che gentilmente mi inviassero questi prodotti tramite la piattaforma TRND, piacevolmente stupita almeno per quanto riguarda il siero Mia Nova. L'altro siero è ancora lì, lo devo ancora terminare, quindi per adesso non vi dico nulla. Proseguo con lo shampoo di Pomelo, il Vanilla Dream Shampoo, eccolo qui. Anche questo terminato, mi restano, se non mi sbaglio, ancora uno shampoo e forse uno o due balsami di Pomelo e poi ho terminato le mie scorte. Purtroppo mi piace veramente tanto, i miei capelli lo gradivano abbastanza. Adesso però sto provando degli altri prodotti appositamente formulato per i miei capelli ricci. Li ho appena finiti di utilizzarne uno in particolare. Devo ancora capirlo, però ne ho da finire altri, quindi ovviamente per ora non ricomprerò Pomelo, anche di Pomelo un codice sconto. Trovate in sovraimpressione e anche giù come sempre, info box e prima commenti in evidenza. Tutti i riferimenti, gli sconti che vi sto dicendo adesso, però voi guardate sempre l'info box perché ce ne sono davvero tanti, magari c'è qualcosa che vi può far risparmiare qualche soldino, che non è mai una cosa brutta. Ho poi finito una delle tante ricariche di Wild, questa sono riuscita a prenderla io perché di solito insomma le buttavo, sono fatte di carta, volevo farvela vedere anche da finita, sono fatte di carta, quindi questo qui è super riciclabile, devo dire che mi trovo bene, la sudorazione diminuisce un pochino, mi aiuta a sudare un po' di meno, quindi ottima cosa. E ne ho altre, ve l'ho mostrati in un qualche video precedente, comunque in caso ve lo metto su, e adesso ho eucalipto e salvia, sì, mi sembra salvia e eucalipto, non vorrei dire una sciocchezza, comunque questo qui ha una buona profumazione e ricorda forse, ripeto, un pochino più quella maschile. Sicuramente ci troveremo bene con la profumazione, insomma vi farò magari sapere con la profumazione, ma con Wild ci troviamo bene. Questo che era l'inizio, che non mi ricordo più però il nome, devo andarmelo a rispulciare in quelli vecchi, si sente ancora ed è buonissimo. Anche di Wild il codice sconto è R20, vi dà uno sconto del 20% sull'acquisto del vostro deodorante ecologico e non ve ne pentirete. Tra le altre cose Wild non fa solo deodoranti, adesso fa anche bagno schiuma, quindi andate a sbirciare perché fa anche le ricariche di quello. Io non ho ancora avuto modo di provarlo, però so che ci sono, quindi vi do questa informazione. Un piccolissimo prodotto di make-up, dovrei fare un mega decluttering, ne ho di cose da buttare. Ogni tanto me ne ricordo qualcuno, lo metto nella busta dei finiti, ma ragazzi miei. Allora, abbiamo il Cancella Età di Maybelline, colorazione 01, non so se si riesce a vedere, io mi ci trovo sempre molto bene col Cancella Età di Maybelline, ha un costo veramente basso, sono circa 10 euro, quindi va bene, qualche volta ho trovato anche l'offerta, quindi ancora meglio, mi trovo sempre molto bene, quindi non posso far altro che promuovervi questo prodotto. Siamo quasi arrivati alla fine e allora io vado a pescare un po' a caso da questa busta. Abbiamo lui, l'ace denso, casa e bucato, rimuove germi e batteri, questo ha come fragranza fresco profumo e profumo comunque forte della candeggina, non è così fresco sto profumo, però ecco, insomma, rispetto all'altro che ha la confezione rosa, sì, la profumazione cambia, non è male neanche questo, io mi ci trovo molto bene, come vi dicevo anche nell'ultimo video dei prodotti finiti, ho davvero un utilizzo vario di ace candeggina, lo uso per andare a pulire il WC,
pulire i sanitari, ogni tanto per il bucato sì, mi capita di dover smacchiare qualche cosa e io mi ci trovo davvero molto molto bene, quindi ve lo consiglio e lo ricompro sempre, anzi in altri due di là. Svelto Clean Active, questo insomma penso che lo conosciamo tutti, lo svelto per lavare i piatti. Io lo utilizzo per lavare la friggitrice d'aria perché non posso metterla dentro la lavastoviglie, almeno il cestello non si può inserire. Sì, mi trovo bene, pulisco solo quello, non faccio nient'altro, quindi per questo utilizzo va più che bene. Per lavare tanti piatti non lo so, però io credo di sì. 980 ml, avevo trovato un'offerta tripla mi pare su Amazon, quindi quando c'è l'offerta, se lavate ancora a mano, perché no? Approfittatene. Ultimi due prodotti. Allora, ho l'Active Drain di Stenom e il disgorgante delle tubazioni. Questo veramente è efficace, scusate, veramente molto molto buono, disgorga benissimo, costa un po' di più del classico Mister Muscolo che possiamo trovare al supermercato, però secondo me disgorga meglio, toglie veramente tutto quanto e ripeto costa un po' di più, ma secondo me li vale tutti, è di Stenom, quindi ogni tanto lo vado a ricomprare. Adesso, se non mi sbaglio, forse ne ho ancora uno fuori, poi li ho finiti, ma questo è veramente ottimo. Scarichi di bidet, lavandini, anche la doccia o la vasca, è perfetto, quindi questo lo straconsiglio, ve lo strapromuovo, è uno dei miei preferiti di Stenom. Finiamo con la chiappa colore grey, questo qui ovviamente per i lavaggi in lavatrice. Mi trovo bene, non sempre mi ricordo di inserirlo, infatti poi faccio dei disastri, però quando lo inserisco in effetti torna fuori dalla lavatrice in uno stato un po' pietosino e di solito è grigio barra blu barra nero, quindi alle volte anche rosso, qualche volta anche rosso, quindi sicuramente un ottimo prodotto. Ne ho altre scorte, se non mi sbaglio, giù in cantina, perché ne ho prese con un'offerta, quindi non mi resta che promuovere questo prodotto e consigliarvelo. Ne proverò anche altri, se mi seguite lo sapete, me li hanno inviati Brown in collaborazione con Diva International, me ne hanno inviati campioni omaggio di Brown, quindi proverò anche quelli e poi vi saprò fare un confronto, quindi continuate a seguirmi che saranno tra i miei prossimi finiti. Per adesso questo promosso è consigliato. Ho terminato, finalmente questo mese sono riuscita a far uscire i prodotti finiti, vediamo cosa riuscirò a fare nel corso di questo 2024. Mi impegnerò tantissimo davvero per cercare di portarvi questo contenuto con più frequenza e meno valanga di prodotti. Fatemi sapere se utilizzavate qualche prodotto di questi che vi ho mostrato e come vi trovate voi, se siete d'accordo con la mia valutazione oppure se ne avete una differente. Vi aspetto tanto giù nei commenti e io per adesso vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. E per non perderlo, super semplice, basta iscriversi al canale con la campanella attivata, così vi arriverà una notifica e non ne potete perdere neanche uno. Ricordati di lasciare un pollice in su a supporto del canale, sono due gesti davvero super semplici ma per me fanno davvero tanto tanto la differenza con l'algoritmo di YouTube. E ancora una volta io ci tengo a ringraziare tutte le persone che ogni giorno scelgono di entrare a far parte della mia community. Grazie, sapete che sono davvero molto contenta e quindi ci vediamo tutti quanti alla prossima. Ciao!